Quando lo scorso gennaio Square Enix annunciò Final Fantasy XIII 2, in molti è sorto ben più di un dubbio sul futuro del brand ed in generale della compagnia giapponese, memori soprattutto dell'unico seguito diretto mai creato prima, quel X-2 che di certo non ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria videoludica. Se a questo associamo le molte critiche mosse a Final Fantasy XIII e il fallimento del XIV, diventa quindi plausibile avere qualche dubbio sulla rinascita di una delle saghe di giochi di ruolo più famosa e riconosciuta del mondo. In questo nuovo episodio della serie, esattamente come era capitato per l'unico altro seguito diretto di casa Square Enix, l'attenzione si sposta su un nuovo protagonista, che sarà nella fattispecie Sera, la sorellina di Lightning e protagonista del precedente capitolo. Sera sarà impegnata, insieme a Noah, nella ricerca della sorella scomparsa, che sarà però presente anche come personaggio giocabile in alcune sezioni. Indipendentemente comunque dalla storia, su cui molto poco è stato fatto trapelare, è cambiato l'approccio alla narrazione da parte del team di sviluppo, molto più concentrato questa volta a creare un mondo da scoprire piuttosto che da vedere passivamente nel corso delle cutscene. Ci saranno infatti molte meno sequenze video in favore di piccoli eventi scriptati, che ci diranno qualcosa di più sulla città in cui siamo o sul background di qualche personaggio. Nonostante le molte critiche ricevute, il combat system di Final Fantasy XIII è stato forse uno degli elementi più apprezzati dell'ultimo titolo. Certo, aveva bisogno di una certa quantità di tempo per ingranare, ma spostava la componente tattica da un livello personale ad uno corale, facendovi cambiare la professione dei membri del party dinamicamente in base ai nemici che si stavano affrontando ed ai loro attacchi. Con questo seguito il sistema viene di fatto riproposto senza variazioni, con l'aggiunta di interessanti elementi atti soprattutto a renderlo più dinamico e a far sentire il pallino del combattimento in mano al player. Se il tipo di combattimento e i cambi del sistema Optimum rimangono immutati, quello che cambia è il contorno del combattimento stesso, a partire da come esso inizia. Quando infatti ci avvicineremo ad un mostro, apparirà un indicatore, chiamato Mog Clock, e se riusciremo a raggiungere il nemico mentre l'indicatore è ancora verde, avremo alcuni bonus utili al combattimento, come ad esempio l'attacco preventivo. Al contrario, se l'indicatore non sarà verde, partiremo senza alcun beneficio, e avremo anche la possibilità di uscire dall'area di influenza del nemico per evitare il combattimento. Una volta che questo è iniziato, ci accorgeremo inoltre delle altre novità inserite dal team di Kitase, che ha spinto molto, e queste sono parole sue, sulle nuove cinematic action sequence, che altro non sono che piccoli quick time event in grado di garantire danno aggiuntivo o anche buff e debuff per il party. Al contrario, se non si riuscirà a portare alcune sequenze al termine correttamente, non solo non avremo l'effetto bonus, ma il nostro party ne risentirà, subendo del danno o perdendo magari l'effetto di qualche potenziamento. Altra aggiunta di peso al combat system sarà la possibilità di evocare durante il combattimento alcuni aiuti. I combattimenti casuali, infatti, faranno sì che alcuni nemici lasciano cadere dei cristalli, che se raccolti ci daranno la possibilità di evocare il mostro dal quale sono caduti, che si aggiungerà per breve tempo al nostro party come membro di supporto. Quando lo evocheremo potremo scegliere che ruolo fargli ricoprire, dalla sentinella al sabotatore, passando per tutti gli ruoli intermedi, e in base a questa scelta potremo quindi inserirlo nelle rotazioni del nostro Optimum, rendendolo un membro del party a tutti gli effetti. Per non farsi mancare nulla, inoltre, ognuna delle nostre evocazioni avrà un indicatore specifico, chiamato Feral Link, che una volta riempito farà fare al mostro la sua mossa speciale. Il team di sviluppo si è maggiormente concentrato nel creare aree molto più ampie ed esplorabili, interazioni con gli NPC più varie, con la possibilità di scegliere cosa dirgli ed accedere così magari a qualche subquest. Se a questo aggiungiamo inoltre la presenza di piccoli minigame guidati dal commento di un Moguri e un sistema di tempo atmosferico, allora possiamo iniziare a vedere questo Final Fantasy XIII 2 con una luce decisamente diversa rispetto al suo predecessore, e stiamo parlando sia di Final Fantasy XIII che di Final Fantasy X-2. Non possiamo che augurarci quindi che la maggiore varietà di situazioni e coinvolgimento nelle battaglie dia nuova spinta al lungo processo di rinnovamento della saga, che cerca di trovare una nuova identità in un mercato non più così semplice per i giochi di ruolo di stampo orientale. Final Fantasy XIII 2 sarà un importantissimo banco di prova per Square Enix e soprattutto per il brand Final Fantasy, che testerà così la sua tenuta e il suo rinnovamento in un mercato sempre più difficile e competitivo. Pur non rivoluzionando l'impianto del predecessore, XIII 2 si modifica recependo alcune delle critiche più feroci mosse dai fan, come l'eccessiva linearità e i combattimenti a volte troppo passivi, promettendo di essere un titolo che potrebbe fare da ponte con il prossimo capitolo della saga, che vuole tornare ai fasti del decennio appena passato.